dottore? Una parola, sarò breve. Egregio dottore e direttore, perché io lavoro nella sua azienda? Perché lei una bella mattina vidi questo viso intelligente e onesto e disse: questo è l'uomo che non mi devo lasciare scappare. E non mi lasciò scappare e mi assunse in qualità di fattorino. Dopo 3 mesi di brillante servizio mi sento maturo di essere un impiegato veramente modello e di avere anche una promozione, naturalmente con aumento di stipendio, assegni familiari, annessi, connessi, e poi siamo paesanuzzi, ci dobbiamo aiutare, siamo siciliani, permette che le bacio le mani, eh? Ma cosa sta facendo? Stavo spolverando. Venga più presto in ufficio, questi lavori li faccia prima. Mi permette, direttore, una parola, sarò brevissimo. Una sola? Sì. Dica. Egregio dottore e direttore, perché io lavoro nella sua azienda? Perché mi è stato raccomandato dall'onorevole Pepitone che, oltre ad essere padrino di mia moglie, è mio compaesano e purtroppo anche suo. E per non rifiutare questa cortesia mi sono dovuto appioppare sul groppone un deficiente o un incapace come lei, va bene? E va bene, se lo dice lei, signor direttore, lei è come un padre. Va bene, stia zitta e mi lasci in pace, vada. E non entri se non la chiamo io, sì, signore. Pronto? Magri, l'ho chiamata io? No. Allora perché è entrato? Beh, sono entrato perché lei soffre di stomaco. Ma che c'entra? Se non ci penso io al suo stomaco, chi ci pensa? Prenda la pillola. Senta, Magri, vuol sapere chi mi fa venire i bruciori di stomaco? Me lo dica che lo sistemo subito. E lei, con le sue ossessoranti premure, è peggio di una gastrite. Mi scusi, prende la pillola. Vedrà come si sentirà. Senta, porti via questa roba, chiuda la porta e non facci entrare nessuno. Faccio i comandi. Vada. Vado. Pronto? Sì, ero io, cara. E c'era uno scocciatore, non potevo parlare, sì. Adesso non c'è più nessuno, amore, posso parlare. E che ti dico? Allora dimmi, Chip, se non lo fai sei cattivo. Va bene, come vuoi. Chip. Ancora? Va bene, amore. Chip. Beh, adesso tu, eh? Senti, cara, adesso devo lavorare. E domani avremo il tempo di fare tutti i chip che vogliamo. Dove andiamo? Ma al solito motel. Va bene, ci andremo dopo, va bene, sì. Come? A Fregene, sì, il sogno del mare, va bene? Ci vediamo là. Quanto bene ti voglio, ma un mare, qualcosa più grande del mare, non so. L'oceano Indiano. Ah, sì, l'oceano Indiano. Scusami, cara, ti chiamerò più tardi. Ma lei cosa fa qui? Facevo la guardia. Sono qui per non far entrare nessuno. Ma la guardia lei la dovevo fare fuori, non dentro. Fuori o dentro è sempre la stessa cosa. Niente affatto, perché quando uno parla con la moglie... Ma perché era sua moglie? Scusi, con chi credeva che parlassi? Che ne so io, se lei me l'avesse detto prima le dicevo di salutarla anche per me e per la mia famiglia. Cosa? Sì, la richiami. Ma chi chiama lei? Sua moglie. Ma se ne vada. Un saluto. Vada fuori. Così? Ma se ne vuole andare! Scusi. Prendo tutto e vado. Ha bisogno qualcosa. Fuori! Vuole un calmante. Ma che fanno? Che fanno? La colpa è tua che sei voluta venire al mare. E adesso cosa vuoi fare? Ma perché non ce ne andiamo al motel, dico? No, al motel ci andremo stasera, ho detto. Quando torniamo. E poi devi sapere che il mare mi fa un effetto. Che effetto? Lo saprai stasera. Suona papà! Accidenti, quante macchine! Se non divento impiegato oggi non lo diventerò mai più! Ma tu dici che il dottore ti promuove? Certo che mi promuove! Ed è per questo che lo dobbiamo subestare di cortesie! E se ti promuove impiegato te lo aumenta lo stipendio! Certo che me lo aumenta! Mi aumenta gli assegni familiari, gli annessi, connessi! Che gioia! Suona! E ti raccomando, Mimì, la poesia! Lascia, suona! E dai, riparti!
Sei bello. Insomma. Farò in un lampo tesorone. Sì. Al mar si vive, al mar si ama, senza la moglie. Senza scocciatori. Dottore Bello! Chi l'avrebbe mai detto che il mondo era così piccolo? E chi l'avrebbe detto? Permette che le presento la mia famigliola, mia moglie Assuntina. Incantata. Piacere. E questo è il mio marmocchio, Mimì. Mimì, ciao. Lo sai chi è il signore? Certo, lo dici sempre tu a casa. È quella sardina coi baffi che fa il prepotente perché è il genero della padrona. È spiritoso, è scherzoso. E vabbè, non ci faccia caso, è un bambino intelligente per coach. Oh, guardate che io devo... È molto intelligente, veramente, è molto un letterato, va bene. Dante Alighieri vicino a lui diventa un analfabeto. Sì, sì, sì. Di la poesia al dottore. No, non c'è bisogno, dopo. Permetta, dottore. Ma non c'è... Mi lasci. Ma allora... Va bene. Ma allora la dico. Certo, ci riempie di letizia il cuore questo incontro col dottore. Passeremo molto bene tutta la giornata assieme. Ah no, qui c'è un errore. Mi dispiace dottore, ma non c'è nessun errore. Questa è licenza poetica. Bene, assieme. Guardi, lasci stare le licenze. Ma io... Ciccio? Francesco? La sua signora. Sì. Molto onorato, signora. Io sono rimasto estasiato, rimbecillito, rincretinito. Cara, questo mio dipendente è un fattorino. Per ora, è vero, dottore? Sì, per ora, ma non è nel momento né nel luogo. Giusto. Permette, signora, che le presento la mia famigliola? Sì. Questa è la mia metà. Beh, direi tre quarti, un po' abbondante. Sembra il corsaro nero, ma non lo è. E questo è il mio marmocchio, Mimì. Molto piacere di avervi conosciuti. E noi ce ne andiamo, arrivederci. Ma che fa, se ne vanno. Dottore! E allora vogliamo andare, dottore? Dove? A cercare l'ombra? No! Ma come l'ha detto lei? Guardi che l'ombra me la cerco da solo, anzi con mia moglie. Loro permettono? Certo che glielo permetto, lei è il mio direttore, ci mancherebbe altro. Allora, Assuntina, vieni, accompagniamo il dottore e la signora che vanno a cercarsi un po' d'ombra da solo. Sentite, forse non mi sono spiegato bene. Voglio rimanere solo con mia moglie, va bene? Ma come, non le fa piacere passare una bella giornata con la mia tre quarti e il mio Mimì? E non mi fa piacere! A lei, a me, ma alle nostre signore, sì. Sa, loro parlano sempre di sarte, di cameriere, di cucina. Mia moglie non sa cucinare. Tanto meglio, la mia signora insegna tutto. Fa certe polpette. Non mangio polpette. E lei la deve mangiare, la polpetta. Madre, se vuol farmi una cosa grata... Le faccio fare subito una bella polpetta. No, se ne deve andare subito lei e la sua polpetta, va bene? Me lo poteva dire anche prima. Ah. Aspetti, scusatemi un momento. Ma dove va? Di la poesia. Ci riempie di letizia il cuore dell'incontro col... Mimì! Ma stai calmo. Scusami, cara. E allora siamo d'accordo. Dottore, dottore, tutto fatto. Fatto cosa? Ho trovato l'ombra per lei e per la sua signora. E vada con il bagnino, vada, vada. Grazie per le sue cortesie. Vada. Ci vediamo domani, eh? Prego. Domani. Dovere, vada. Domani. Va bene qui, dottore. Ma che individuo impossibile. A un certo punto ho avuto paura che tu non ti liberassi più. Io? Si vede che non mi conosci, cara. Io con i miei dipendenti sono corretto ma energico. Ah, stai tranquilla che a quello qui non lo vedrai più. Speriamo. Permette, dottore? Accenda. Accenda. Ma Rico! Allora l'accendo io. Desidera altro, dottore? Senta, Magri, io esigo, pretendo che lei vada a trovare immediatamente sua moglie e suo figlio. Mia moglie e mio figlio? Eccoli qua. Dottore. Ma guarda la combinazione. Ma lo sa, signora, che è tanto carino il suo costume. Trova? Sì, sì, anche a me piacerebbe farne uno tale e quale, sa. Ma mio marito è così geloso. Ah, questi siciliani così gelosi, così impetuosi e così passionali. Ma stai fermo tu! Mimì, sbambè. Dottore, le dispiace reggermi il bicchiere? Me lo regga, me lo regga. Beva un po' di questa roba, sentirà che sciccheria. Ma io non posso bere questa roba, ma io soffro di stomaco. Ma che stomaco, ma che stomaco, la beva, è roba originale, casalinga, fatta col sudore di mia moglie. Non le va bene. Signora.
signora, a lei piace il mare? Sì, molto. Sì, anche a me piace tanto, ma purtroppo non ci possiamo venire spesso perché mio marito soffre tanto di reumatismi, sa? Il suo marito non soffre di reumatismi? Beh, forse sì. Franco! Che c'è? Il dottore soffre di reumatismi! Ma tu che mi dici? Sì! Uè, uè, chi l'ha detto? Sua moglie! Mio... Sì, va bene, ma non è una cosa grave. Non si vergogni, dottore, non si vergogni! C'è un proverbio che dice... Uomo reumatico è mezzo salvatico. È vero. E io ho un sistema che in 2 ore la guarisco. Non c'è bisogno, Magri. Ci dobbiamo aiutare, siamo paesanuzzi. Siamo, non siamo conterroni. Mimì, andiamo. Andiamo. Al lavoro. Ma dove va? Signora, suo marito, dove va? Ecco fatto, dottore. Fra poco lei mi dirà come si sente. Mi fate la cortesia di farmi uscire? Ma come? Non ha iniziato ancora la cura e già vuole uscire. Deve aver pazienza, dottore. Ora noi andremo a fare il bagno, poi ci asciugheremo, verremo qui, la tireremo fuori e lei si sentirà come il ferro. Signore, il mare ci aspetta. Vogliamo andare? Assuntina, dai un'occhiata al dottore. Fatemi uscire! Venga, signora. Voglio uscire! Bono, bono! Ah, è morto! Aspetta. Vattene più là, non fare schiomazza! Signora, lei rimane lì! Ma io non so nuotare! Non sa nuotare! Ci sono io! Venga, le insegno tutto io! Ma no, ho paura! Ma non abbia paura! Ma lo sa come mi chiamavano in Sicilia? Il pesce cane de Taormina! Guardi! 1, 2, 3, 4, 5, 6 Papà, ma quale pesce cane di Taormina? Ti chiamavano il baccalà di Fontana di Trevi. Sto figlio mio. Figlio di una madre vedova, vattene via. È scherzoso. Venga, signora. Ma io non so neanche da che parte incominciare. Sono un vecchio lupo de mare. Cosa si devo distenda. Fare? Si distenda. Dica 33. Ma cosa c'entra 33? Stavo scherzando. È emozionante. La sento l'emozione. Batte i piedi, batte. Papà. Che c'è? Che faccia fa? Che faccia faccia? Vattene via. Vattene via. No, io vattene voglio via, ancora... Ora muove i piedini. Sì. Ah, che brava. E ora muove le manine. Che brava. Ma lo sa che lei è una pescia. Quanto mi piacerebbe fare il morto a galla. Ecco, glielo faccio fare subito. Veda, il morto a galla si fa al contrario. Ecco, adagio. Oh, buono, dottore, non si arrabbi, è per il suo bene. Ma quale bene? Io qui sto morendo. Ma non lo dica neanche per il scherzo, al massimo diventerà abbronzato. E abbronzato sarà ancora più bello. Senta, signora... Lei ci tiene che suo marito diventi impiegato? Ma è naturale. E allora possiamo metterci d'accordo. Sì? Si avvicini. Dica. Io ho bisogno di lei. Ma dottore, cosa dice mai? Io sono una moglie fedele. Non tradirei mai mio marito. Questo è un ricatto. Ma che cosa ha capito? Ho capito benissimo, sa, non sono mica nata ieri. Ma forse non mi sono spiegato bene. Altro che... Ha visto com'è facile? Non sono mica brava a fare i morti a galla, eh? Beh, più che un morto era un ammalato grave. Ma bisogna continuare, chi si ferma è perduto. Prego. La posizione. Come va? Questa è la posizione adatta. Continuiamo, signora, così impariamo. Signor Macri, ma che succede? Signor Macri, ma dove andate a finire? Ma che succede? Stavo facendo la pesca subacquea. Ma tu ci marci, papà, ma quale pesca subacquea? Che le dico che sono disposta a cedere, ma io non lo faccio per la promozione di mio marito, beh, lo faccio per amore. Che fa? Draculetto! Basta! Fatemi uscire! Dottore, perché grida? Voglio che mi liberiate immediatamente. Certo che la liberiamo, è l'ora del pranzo. Lo sa cosa ha preparato la mia signora per pranzetto? Non mi interessa, io vado a mangiare al ristorante. Ho cucinato con le mie mani, sa, guardi che un bel pranzetto. Ho detto che mangio al ristorante. Ha fatto delle polpette che sono una magnificenza. Mangio al ristorante! Assondina! Che c'è? Non insistere!
Il mio principale ha già deciso. È un'insalatina mista. Per la signora va bene così. E per lei, dottore? Beh, io col mio stomaco non vorrei mangiare. Gli porti un brodino. Va bene una pastina in brodo? Se mai un consomè. Un'aletta di pollo bollita. Bene. Ma quale consomè? Quale aletta di pollo? Qua c'è un pranzetto con i fiocchi, preparato con le mani della mia signora. Ma Grillo, l'avevo pregata che volevo mangiare al ristorante. Ebbene, non stiamo mangiando al ristorante, solo che noi mangiamo roba di casa, nostrana. Fai vedere cosa c'è, Assuntina, fai vedere. Sarde alla beccafico. Sarde alla beccafico. Melanzane alla parmigiana. Melanzane alla parmigiana. La sorpresa? Pasta con sarde. Assaggio. Cosa fa? Stia fermo! Perché? E poi vuole col mio stomaco mi metto a mangiare questa roba. Lei si lamenta sempre con questo stomaco. Quando la roba è genuina non fa mai male. Signora, domani mi farà sapere come sta il dottore. Io le telefonerò. No, lei non telefona. Come non telefona? Perché ha ragione la signora, quando la cucina è buona non fa mai male. Ma no. Io mangio tutto, digerisco tutto. Ma chi l'ha detto che soffro di stomaco? Chi l'ha detto? Andiamo, forza, mangia. E io per ricompensa gliela do pure con dita. Ma calmi, tu e il coccodrillo, tutto quello con che c'è. Cinque dita. La mangi. Tanta bua, tesoro. Mi sta passando. Ma non mi passa la rabbia a pensare a quel rompiscatole che mi ha rovinato una giornata. Stai calmo, la giornata non è mica finita qui, eh? Sembra che dormano. Andiamo in cabina. Ma sei matto? Ma c'è gente! Matto di te! Andiamo. Fai piano, eh? Dottore! Oh! Dove va? Le serve qualcosa? No, grazie, vado in cabina a prendere le sigarette. Se per questo le do le mie, no. Esportazione. Ma io fumo Muratti con filtro. Anche queste hanno il filtro. Muratti, Magri, Muratti. Assondeno, il dottore fuma Muratti. Ma cosa fai? Cara, non mi disturbare quando lavoro. Dottore, vi ha trovate le sigarette? No! Lo vedi che è pericoloso? Se n'è andato. Amore. Dottore, le Muratti! Non voglio fumare, sto male, va bene? Le chiedo scusa. Caro, forse è meglio che andiamo, sai? Zitta. Vedrai che questa volta non torna più. Sei sicuro? Certo. Mi ami? Sì. Quanto mi ami? Dottore, le ho portato pure il digestivo. Senta, Magri, lei la deve smettere di preoccuparsi della mia salute, delle mie sigarette, del mio stomaco, del digestivo, ha capito? Ma io lo faccio per il suo bene. No, lei lo fa perché vuole essere promosso. Beh, in un certo senso. Ma sa cosa le dico? Che mi dice? Sa cosa le dico? Che mi dice? Sa cosa le dico? Ma me lo dice, sì o no? Che noi andiamo sul pattino. Ah, bello! Andiamocene sul pattino. No, no, sul pattino andiamo noi. Appunto, andiamocene sul pattino. Magri, sul pattino andiamo noi due. Perché le signore le lasciamo qui? Noi due, io e mia moglie. Ah, non noi, voi. Va bene, ma non le farà male? Che si sente male? Che si sente male? Francesco Magri, stando così le cose... Sa cosa le dico? Che mi dice? Che mi promuove? No! Che è licenziato! Ma perché che ho fatto? Oh, il mio anello! Che? L'anello! Sarà in cabina! Signora, dov'era l'anello? È qui al dito! E come mai che il dito c'è e l'anello non c'è più? Venga con me, lo salviamo! Fermi tutti! Venga, signora!
cosa è successo? Ho perduto l'anello! E dove l'avete perduto? Se lo sapessi non sarei qui a cercarlo! Mimì, al lavoro! Ma come cerchi un anello in mezzo alla sabbia? Ah. Ho un'idea, io vado a fare una cosa! Dove vai? Era un anello di grande valore! Cosa crede che porti anelli falsi? Oh, scusi signore, non volevo insinuarla! È permesso, è permesso! Trovato niente? Ma che niente? In cabina nemmeno. No. Cerchiamo di riordinare le idee. Dunque, Matri stava qui. Signora, dov'è il suo marito? Che ne so, io sarò andata a cercare l'anello. Attenzione, attenzione. La moglie dell'industriale Francesco Patanè ha smarrito sulla spiaggia. Zitto! Lo faccio tacere! Ripeto. Generosa mancia a chi riconsegnerà un anello smarrito dalla moglie dell'industriale Francesco Patanè, cabina 28. Ci manca solo l'Eurovisione! Dottore, dottore, ho avuto una bella pensata, eh! Magri, lei non è un uomo! Come non sono un uomo? Mi mangio. Lei è un cadavere perché io la ammazzo! Andiamo, presto! Che c'è? Dottore, dove va? Ma perché scappa? Accidenti, ci mancava anche lui. Oh, ma guarda, Marcellino! Va bene, va bene! Ma sarà impazzito improvvisamente. Per nell'anello falso ha paura di pagare la mancia. Carissimo Macri. Oh, onorevole Beggiozzo. Come le bacio le mani. Bacio le buone. Se li lascia baciare. Va bene, va bene. Francesco dov'è? Poco fa era qui, sarà andato in cabina. C'è anche sua moglie? Sì, una donna meravigliosa, affascinante, paradisiaca, una silfide, una bionda incendiaria. Bionda? Sì. Si sarà forse tinta? Non lo so se si è camomillata, non lo so. Onorevole, posso offrirle qualcosa? No, grazie, conosco i suoi sistemi. Sarà per un'altra volta. Non so, un comizio in una piazza grandissima. Ah, sì? Va bene, ci penseremo, eh. Le presento mia moglie. Ah, piacere, signore. Questo è il mio marmocchio, salutami. Oh, bello picciotto. Come va? Sempre bene. Beh, allora ci rivediamo. Arrivederci, sempre facciamo le mani. Arrivederci. Arrivederci, onorevole. È un uomo affascinante. Ci siamo conosciuti tanti anni fa. Meraviglioso. Sembra vero, sembra. Ma, Mimì, dobbiamo ritrovare l'anello a qualsiasi costo. Va bene? Va bene. Al lavoro. Ecco il tè, signora. Sì, grazie, posali. Qui c'è proprio scritto la signora Patanè, moglie del famoso industriale Francesco Patanè. Ma cara, tu non hai perduto nessun anello. Non fare l'ingenuo, Ciccio. Com'è uscita fuori allora questa faccenda della moglie dell'industriale Patanè? Ma non vorrei mica insinuare adesso che sono bigamo. Dammi un biscotto. Ma non c'è bisogno di essere bigami per portare una donna alla spiaggia e farla passare per tua moglie. Io? E tu mi credi capace di fare una cosa simile? Mamma, glielo dica lei. Dove sei stato ieri tutto il giorno? Beh, dove sono stato? Con l'avvocato Maggio. Per affari? Sì. Di domenica? Sì. Diglielo te, Concettina, che lo sai. Io? E cosa ne so io? Io so soltanto quello che mi racconti tu. Insomma, qui si sta facendo un sacco di cancà per un caso di omonomia, ma di Patanè a Roma ce n'è migliaia. Certo, certo. Ascoltami bene, Ciccio. Se io vengo a scoprire che tu hai fatto un torto alla mia figliuola, uno solo, tu ritorni ad essere quello che eri prima di sposarla. Hai capito? Beh, che cos'ero prima di sposarla? Non ero ricco, ma ero sempre, diciamo... Morto di fame. E che significa? Anche Rockefeller era un fattorino. La povertà non è vergogna. Noi grandi uomini veniamo dalla gavetta. Certo, certo, siamo ben intesi, eh? Il dottore è in casa? Sì? Anche la signora? Sì, stanno in giardino, stanno facendo colazione, non posso disturbarli. Ma chi è, scusi? Non ha nessuna importanza chi sono, io devo parlare subito ma col dottore. Ma no, mi dispiace, lei non può andare. Ma mi lascia fare. Ma no, non dottore! Dottore! Dottore Beggiozzo! Guardi che c'è qui, indovini, indovini. Che c'è? L'anello, l'anello, guardatelo. L'abbiamo ritrovato, tutta la notte l'abbiamo cercato. Io, Assuntina e Mimì. Oh, scusate l'euforia, non avevo salutato. Lei la mamma? Sì. Complimenti. Lei ha una figlia meravigliosa, attraente, simpatica, bionda incendiaria.
E lei alla zia, mi permette? Sono magri, magri sono. E la signora dove? Chiamiamola, diamogli la bella notizia, l'abbiamo trovato. Signora, signora bionda, signora. Ho detto qualcosa che non va. Permette, giovanotto? Prego. Giovanotto! Dica tutto. La sua onestà merita un premio. Oh, grazie, grazie. Il signor direttore ha chiamato. Sì. Il berretto, Patanè. Il berretto. Cosa desidera? La pillola per il mal di stomaco. Vede, ogni volta che vedo lei mi sento male. È come se avesse l'ulcera perforante allo stomaco. Vada, 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 vada! Pronto? Ah, sei tu. Aspetta un momento. Vada via, vada via. Chiuda la porta e non faccia entrare nessuno. Vada via! Non mi faccia perdere la calma! Pronto, mon ami. Lo sa che è stato proprio molto gentile a riportarmi l'anello. Ma sa che lei è molto simpatico. Perché non usciamo insieme una di queste sere? Quando vuole. Anche questa sera. Oppure se preferisce, anche subito. Va bene? Vengo lì. Cip, cip, cip.